serata euregio al quinto Festival dell'Arte del Racconto Internazionale. Il raccontare fa in modo che si rifletti, racconti transfrontalieri che fanno conoscere i vari aspetti di euregio. Euregio Tirolo Trentino Alto Adige è per la prima volta partner del quinto Festival dell'Arte del Racconto Internazionale dal 14 al 23 novembre presso il Freien Theater Innsbruck. La collaborazione è nata anche perché la forma artistica del raccontare consente al pensiero di levarsi oltre i confini. Noi come Euregio siamo partner del quinto Festival Internazionale del Racconto perché abbiamo tante storie da raccontare. Abbiamo la storia dell'Euregio, la storia dei confini che non ci sono più, le fini che non si sente più, e oggi passiamo tranquillamente al Brennero, da Bolzano a Innsbruck e a Trento e viceversa. E questa storia dell'Euregio che la gente vive è il nostro contributo per questo Festival Internazionale del Racconto qua a Innsbruck. Nel corso della serata sono stati analizzati vari aspetti delle frontiere che non esistono più. Il noto narratore di storie Helmut Wittmann, originario dell'Austria Superiore, insieme ad Evelyn Meyer di Vipiteno, ha calamitato l'attenzione del pubblico con uno spettacolo perfettamente bilingue, giocando abilmente con la lingua italiana e la lingua tedesca. Ja, wie geht's dir? Na, sie haben keinen vierten Liebhaber gesehen. Uno spettacolo a 360 gradi con riferimenti alla leggenda di Re Laurino, così come anche i racconti del Pentameron, la famosa raccolta di fiabe di Napoli. Come hanno dimostrato gli artisti nel loro programma bilingue, le leggende di Re Laurino hanno ottenuto non solo una dimensione geografica sorprendente, dall'Italia del Nord fino all'Austria ed oltre, ma sono anche espressione profonda della varietà dell'essere umano. Secondo me, in uno spettacolo dove vengono raccontate delle storie in italiano o in tedesco, aiuta, secondo me, la gente di non avere più paura dell'altra lingua, di avvicinarsi di più. Oltre alla serata di teatro, l'Euregio Tirolo Trentino Alto Adige ha organizzato presentazioni nelle scuole, un approfondimento sulla maratona di racconti ed un'esposizione fotografica sul volume illustrato Terra in Montanis.